Benvenuti sull'Umanismo Informatico, questo qua è il nono video del corso di HTML CSS avanzato. E in questo video vedremo come funziona il footer, cioè fare la parte finale di questo layout. Prima però di fare questo ci sono delle cose da modificare. Qui abbiamo questa navbar che si sovrappone a questo e poi questo avrebbe un senso metterlo tutto tipo come se fosse incolonnato. Quindi faremo così. Allora, faremo scomparire la sidebar non appena verrà raggiunta una certa larghezza. Quando si rimpicciolerà di un tot, faremo sparire la sidebar. Quindi facciamo così. Massimo width di larghezza mettiamo 650, poi facciamo display none. E vedete che scompare, perché a un certo punto si sovrapporrebbero, poi noi la facciamo scomparire, così non ci dà più problemi. Poi qui mettiamo la larghezza al 100%, solo a quella larghezza dello schermo. Tant'è che adesso compariranno tutti i verticali, che probabilmente ha più senso. Cioè a un certo punto diventano così. Se adesso questo titolo sarà ancora un po' tagliato, però. Vabbè, immaginiamoci che per il cellulare venga uno schermo di questo tipo. Verticale. E poi questo, la sidebar. Non ci crea problemi perché la facciamo semplicemente sparire. Dopodiché dobbiamo fare il footer. Quindi sotto la side facciamo footer. Poi creiamo un div. Mettiamo la classe contenuti e dentro mettiamo vari paragrafi. Magari mettiamo anche un H4. Mettiamo un cellulare falso, non l'ho inventato.
Boh, facciamo così. E poi si aggiungono anche queste robe qua. Che adesso viene malissimo, ma dobbiamo poi man mano aggiustare. Quindi incominciamo a lavorare sul nostro footer. Marginetta 0. Poi dobbiamo lavorare sui singoli paragrafi. E poi vabbè, c'è anche il titolo. Vediamo di un puro un video 100% per cercare di renderli responsive. Ecco, questo è praticamente il nostro footer. E quindi adesso che lo troviamo in fondo al nostro sito, abbiamo tutte le nostre contatti e così via. Potremmo forse mettere un margin bottom di 10 pixel, se ha un senso. Per staccarli un po', ecco che siano un po' separati l'uno dall'altro. Magari mettere il footer di H4, mettergli un font size diverso di 20 pixel. Ok, e questo in teoria dovrebbe andare a posto, cioè nel senso, anche se io sono qua, per un certo punto quello scompare, quindi non ci dà problemi. E questo più o meno è la visualizzazione più o meno totale del sito, che in grosso modo dovrebbe andare bene. Bene, quindi questo sito, questo era un esempio di layout responsive. Questo era l'ultima parte, quindi il footer, quella che vedete qua. E
Nel prossimo video io pensavo di incominciare a parlare del grid, quindi introdurre il tema del grid. Il grid è una delle ultime tecniche per rendere responsive un sito, tra l'altro una di, immagino, quelle più usate, perché ci permette di, invece di fare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, dividere tutto il sito in righe, colonne e così via. Per esempio, questa potrebbe essere una riga, questa è un'altra riga, questa è un'altra riga, ma queste potrebbero essere già due colonne. E così via. Quindi nel prossimo video praticamente vedremo il grid e poi da quello continueremo a fare qualche altro progetto sfruttando il grid. Così, appunto, giusto per fare altri esercizi sul tema dei cosiddetti layout responsive. Bene, se ti è piaciuto questo video metti mi piace. Se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti. Ci saranno altri video di questo tipo. C'è un corso di Java. Ci sono altri corsi di HTML e CSS se ti interessa l'argomento. Io di solito parlo appunto di temi informatici, filosofici e così via. Metterò dei link in descrizione. Canale Tumblr, cioè Tumblr, blog, pagina Facebook, canale Telegram. E per il resto ci vediamo al prossimo video.